Un piano straordinario dedicato al lavoro, formazione e occupazione è la strada che la Regione Abruzzo seguirà per dare delle risposte ai cittadini, ad illustrare la nuova programmazione che tocca fondi strutturali europei e che interessa anche risorse del bilancio, è il vicepresidente della Regione Abruzzo Giovanni Lolli. Abbiamo rimesso insieme le risorse non spese, spiega Lolli, e le abbiamo tradotte in una serie di proposte concrete che è possibile realizzare subito, nel giro di poche settimane. Servirà ora un rafforzamento amministrativo degli uffici e soprattutto ci vuole un'animazione del territorio che possono fare anche sindacati e associazioni. Noi chiediamo ai consiglieri, ai sindaci e agli esponenti politici di dare vita ad una grande campagna di ascolto e di presentazione delle opportunità. La novità più importante è la riapertura entro giugno del bando Garanzia Over, che prevede contributi a fondo perduto a quelle aziende che assumono disoccupati over 30. Lolli anticipa la nascita della misura dal titolo Incentivi all'assunzione, che prevede invece contributi, la dotazione complessiva di 4 milioni di euro per assunzioni di disoccupati senza vincoli anagrafici di Garanzia Over. Dopo l'estate è prevista l'uscita di Garanzia Giovani 2 con una dotazione finanziaria di 27 milioni di euro. Anche in questo caso sono stati previsti di tirocini extracurriculari per i giovani fino a 29 anni e misure di accompagnamento al lavoro. Misure importanti anche sul fronte della formazione, con la possibilità da parte di un'azienda che assume un lavoratore di chiedere alla Regione di pagare la relativa formazione, previsti anche aggiornamenti professionali nel campo dell'enogastronomia e di altri settori importanti per l'economia regionali. Incentivi alla formazione sono previsti anche per i professionisti con il voucher per i lavoratori autonomi da utilizzare per il rimborso dei corsi universitari. Sul fronte della microimpresa, Lolli annuncia l'avvio del microcredito FSE, che tanto successo ha ottenuto negli anni scorsi. Ci sono a disposizione 6 milioni di euro al tasso agevolato dell'1% in favore delle piccole e piccolissime imprese abruzzesi. Tutto questo mentre comunque i commercianti aquilani protestano per fare centro. Nella prossima settimana i commercianti hanno annunciato delle proteste veementi proprio di fronte alla Regione. Per il prossimo futuro.